Con il montaggio di Andrea Petracchi andiamo all'Olimpico. Roma senza Totti, Xes, Juan Rise, Taddei, De Rossi, Brighi, Perrotta, Battista e Vucinic. Il Milan risponde con Abbiati, Zambrotta, Maldini, Favalli, Jan Kulowski, a sorpresa Beckham, Pirlo, Seedorf, Kakà, Ronaldinho e Pato. Siparietto fra Ancelotti e Spalletti, baci, abbracci e poi Spalletti che dice ad Ancelotti: vuoi occupare già la mia panchina? No grazie, l'arbitro è Morganti, si parte così e si parte subito velocemente con Ronaldinho che arpiona questo pallone in area, poi ecco il primo spunto di Beckham fermato dalla difesa della Roma. Attacca adesso la formazione di Spalletti con Brighi, avanza Rise, l'ex giocatore del Liverpool impegna in due tempi Abbiati. Buon match, buon ritmo da una parte e dall'altra. Mexes va a cercare fortuna in area di rigore rossonera con questo tentativo di colpo di testa nell'area piccola. 21esimo minuto, Rise calibra il traversone, il pallone che finisce a Vucinic, il controllo ed è il gol della Roma. Il vantaggio dei giallorossi al 22esimo minuto con Mirko Vucinic, il quinto gol in campionato per il montenegrino, abbracciato dai compagni, fa fuori con una finta Jan Kulowski, la porta è spalancata, il gol dell'1-0. Rivediamo ancora la conclusione di Vucinic. Tocca dopo un corrucciato Ancelotti al tentativo di cross di David Beckham che appoggia a Zambrotta. Parte il traversone, smanaccia in qualche modo Doni, c'è preoccupazione per il contemporaneo arrivo di Ronaldinho e Pato. Spalletti naturalmente sempre in partita, la sua Roma là davanti cerca di chiudere e prova con questa conclusione Perrotta al 33esimo. Beckham sempre in campo e ci sarà anche ad inizio ripresa. Un Milan che parte davvero con il piede sull'acceleratore, Kakà, il traversone basso, la difesa della rossa ferma, non è fuori gioco ed è il gol dell'1-1 di Pato. Rivediamo ancora questa iniziativa di Kakà, sfiora il pallone di Jan Kulowski, sbuca da dietro Pato, dà un'occhiata anche all'assistente di Morganti, è tutto regolare, settimo gol in campionato per il Papero. Intanto combinazione, Beckham dall'angolo e Ronaldinho, non una grandissima partita per il brasiliano questa sera sul fondo. Sfonda il Milan sul settore destro difensivo della Roma. Ancora con Pato, guardate cosa fa il brasiliano. 1,5 metri di corsa su Mexes ed è il gol del 2-1 al settimo minuto. I primi 10 minuti del Milan all'Olimpico sono davvero travolgenti. Il gol di Pato, doppietta, il 21esimo gol in Serie A per il giovanissimo brasiliano che supera così il connazionale Doni. Questa volta corrucciato è Spalletti. Attacca ancora il Milan, lo fa con Kakà, lascia sul posto Juan che però poi si riscatta con questo tackle perfetto sull'amico e compagno di nazionale. La Roma adesso prova a riaversi, ancora con Rise, saetta da fuori e sibila oltre il palo alla sinistra di Abbiati. Ancora il Milan, Pato, Ronaldinho, combinazione brasiliana, la puntata dell'ex giocatore del Barça sul fondo. Poi è il turno di Pizarro, siamo al 20esimo, che entra in campo al posto di Taddei. Combinazione Seedorf-Beckham, si smarca l'inglese, cerca la battuta, lo fa con il destro a giro, si accartoccia Doni, Ancelotti in piedi, il Milan non cambia né assetto né mentalità, ma la Roma cerca di farsi più intraprendente questa volta con Battista. Non è molto contento forse di uscire Ronaldinho, ma al suo posto dentro Ambrosini, più quantità, più legna in mezzo al campo, ma è il momento migliore della Roma. Battista, c'è questo tentativo da parte di Perrotta e poi Vucinic che va a segno, siamo al 26esimo minuto, doppietta anche per Vucinic che angola perfettamente il suo colpo di testa e il sesto gol in campionato per Vucinic. Si rianima anche Spalletti, attacca adesso il Milan con Pato, ha di fronte Perrotta, cerca il traversone, prova a chiudere Seedorf in anticipo su Juan e la palla finisce sul fondo. Comunque Milan sempre in partita, il colpo sotto di Seedorf e poi il tentativo di Kakà con la respinta di Doni, partita sempre aperta da una parte e dall'altra. Ancora Rise, Aquilani è entrato al posto di Brighi, cerca la conclusione destro sul fondo. 42esimo, finisce la partita di Beckham che è uscito fra i fischi del pubblico dell'Olimpico e poi in recupero un paio di opportunità.